Presidente Riccardo Fava, presidente della Virtus, in settimana si è parlato molto della questione dei contributi regionali. Lei ha dichiarato tramite comunicato stampa che la Virtus forse si sarebbe ritirata dal campionato. Cosa c'è di vero? Noi stiamo onorando anche questa settimana gli impegni presi con grande difficoltà, come abbiamo già detto, come abbiamo tutti quanti concordato. Il presupposto è che se non potessimo più farcela ad andare avanti dovremmo necessariamente ritirarci per, in quanto non tanto per impossibilità economica, ma quanto per il sopraggiungere di sempre successivi altri impegni economici che non ci permettono più di gestire le spese. Abbiamo dei ritardi negli incassi, nei rimborsi regionali, che ormai si sono rivelati talmente elevati che le nostre forze, a meno che appunto non succeda qualche miracolo, non sono più sufficienti per poter affrontare un proseguo di campionato tranquillo. Miracoli ci possono essere? Ci potrebbero essere se la regione capisse che diciamo, i ritardi e i tagli che ci sono stati con Sardegna Promozione fossero magari ripianabili, oppure fossero evitabili con un ulteriore rimborso, con un ulteriore aiuto per le società in difficoltà. Ma il contratto con Sardegna Promozione è stato firmato, ma non è stato onorato. Abbiamo portato a termine quelli che erano gli impegni presi come da contratto, presentando una rendicontazione di spese che è stata presentata nei termini dovuti, quelli che appunto erano stati previsti. Nel mentre è sopraggiunta un avvicendamento da parte della Giunta, un avvicendamento di vertici. Il vecchio direttore, diciamo, l'attuale direttore è stato sospeso dall'incarico ed è stata commissariata Sardegna Promozione. Commissariandola, il commissario nuovo, peraltro si è dimesso dopo un mese, è stato ancora una volta sostituito. E il nuovo commissario, che è attualmente in carica, la dottoressa Lacconi, ha ritenuto opportuno sospendere per tutti quanti i beneficiari di questi contratti pubblicitari, sospendere tutto e annullare, nel vero senso della parola, quelli che erano gli impegni presi. Non solo, ma chiedendo anche la restituzione degli acconti e degli anticipi avuti per iniziare a sostenere determinate spese, impegni di spesa. Ecco, parliamo invece della partita di stasera. La Virtus ha cambiato allenatore, domenica scorsa ha vinto, oggi si spera nel bis. Con il nostro grande dispiacere, Carla Tola, il vecchio allenatore appunto, ha deciso di dimettersi per una sua scelta, perché riteneva che fosse cessato il feeling con la squadra, e quindi per il bene della stessa squadra e della stessa società ha voluto passare le consegne a Nello Schirru. Nello Schirru sta entusiasticamente operando, nel senso che è contento della squadra, è contento del clima ed è fiducioso nel fare un buon proseguo di campionato. Quindi ora come ora questa squadra che abbiamo di fronte oggi dovrebbe essere, nonostante la pericolosità di tutte le squadre ultime in classifica, dovrebbe essere alla nostra portata. Ecco perché ha fatto già un discorso alla squadra, alle ragazze, di entrare in campo determinatissime per poter prendere due punti che per noi sono importantissimi, perché ci permettono di agganciare il quarto posto in classifica. Quindi. Ecco, una giornata bella anche per Riccardo Fava come presidente e come padre. Rientra Eleonora dopo l'infortunio e dopo tanto lavoro in palestra. Certo, tanti sacrifici soprattutto da parte di mia figlia, perché oltre che essere una ragazza impegnata nello studio, nel lavoro, si impegna moltissimo per recuperare la sua forma fisica. È il bruttissimo incidente che ha avuto, che ormai si è trascinato. Tra l'altro contro Muglia. Che ha avuto neanche a farla apposta con la stessa squadra di oggi, anzi tocchiamo ferro e speriamo che non sia certo di cattivo auspicio. Ha voluto a tutti i costi essere pronta per la fine di novembre ed è riuscita, grazie anche all'aiuto di un ottimo fisioterapista preparatore che
che l'ha seguita, è riuscita a liberarsi di tutte quelle problematiche che le impedivano di rientrare, ed erano veramente tante. Ora sembra che sia a posto, quindi vedremo oggi se pian piano può riprendere il suo posto in squadra. Ok, grazie, in bocca al lupo. Un'ultima cosa volevo dire, faccio anche gli auguri, ne approfitto per fare gli auguri alla piccola Laura Porcu. Laura Porcu che purtroppo ha avuto un brutto infortunio in allenamento e si è rotto il crociato. Adesso verrà operata la prossima settimana. Aspettiamo fiduciosi che vada tutto bene per riaverla in squadra. Ok, grazie, in bocca al lupo per grazie, tutto. Grazie. Signore e signori, buonasera. Benvenuti alla Pala Restivo di Cagliari per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A2, girone B. In campo la Virtus Cagliari che affronta l'Interclub Muggia. Le due squadre, dopo la presentazione, adesso mancano esattamente 35 secondi all'inizio del match, le due squadre si presentano a questo incontro con la voglia comunque di conquistare i due punti in palio. E Virtus che vuole proseguire la mini striscia positiva dopo la vittoria di domenica scorsa in trasferta contro la Fassi Albino, vittoria per 72-66, è stata la prima vittoria tra l'altro del nuovo corso, del nuovo allenatore della Virtus nello Schiru, che la settimana scorsa è subentrato a Carlatola, mentre Muggia arriva dalla pesantissima sconfitta interna subita ad opera dell'Ecodent Alpo per 100-68. È tutto pronto per la palla 2. Vi ricordo gli arbitri, sono i signori Luigi Borghi di Cucciago in provincia di Como e Stefano Maccagni di Erba, sempre in provincia di Como. Tutto pronto per la palla 2 tra Annika Klein, la tedesca della Virtus, e la numero 12 di Muggia, Eleonora Zizzola. Il primo possesso è della Virtus con Sara Innocenti che passa a Lidia Oppo, ancora Oppo in tiro da tre punti, non va, il rimbalzo è di Klein per Innocenti per Oppo, penetrazione, terzo tempo, tiro canestro, primi due punti per la Virtus Cagliari con Lidia Oppo. Virtus Cagliari che adesso si appresta a difendere con una difesa aggressiva. Vi dico le formazioni, nel frattempo Annika Klein ha segnato la numero 5 Masic per Muggia, 2 pari 9-18 al termine della prima fazione. Virtus che si presenta in campo con Klein, il rientro tra l'altro di Eleonora Fava, ma ne parleremo più tardi, Beatrice Mastio, Sara Innocenti, Virginia Saba, Valentina Pintauro, Laura Pellegrini, Angela Dettori, Giulia Melissari, Maria Chiara Gambuzza e Lidia Oppo. Per quanto riguarda il quercio ambiente Muggia, il numero 5 Masic, il numero 7 Castelletto, il numero 8 Capolicchio, il numero 9 Pregarc, il numero 10 Policastro, la 11 Puzzar, la 12 Zizzola, la 15 Policastro, la 17 Rosin e la 18 Metzgek. Palla recuperata dalla Virtus con Lidia Oppo in palleggio, penetrazione, fallo, subisce un fallo Lidia Oppo. Vi dicevo di Eleonora Fava, oggi finalmente dopo due anni dall'incidente a metà dicembre, ultima giornata del campionato, cioè dell'annata 2013-2014, appunto l'incidente di Eleonora Fava, bruttissimo. Oggi Eleonora Fava rientra in campo, lo staff medico è quello ovviamente di fisioterapisti e quant'altro hanno dato l'ok, quindi Eleonora Fava può partecipare al 100% all'attività della prima squadra. Nel frattempo 3-2 il vantaggio della Virtus con un tiro libero realizzato da Lidia Oppo che ha realizzato i primi tre punti della partita. Per quanto riguarda la Virtus, ancora un possesso delle cagliaritane da tenere presente nel Muggia. Masic che finora ha realizzato in 8 partite 98 punti conquistando 23 rimbalzi e una guardia. Ancora nel frattempo la palla è recuperata da Muggia, poi Alice Policastro, 90 punti per lei finora realizzati,
41 rimbalzi, Elena Capolicchio 89 e Roberta Castelletto 43. Nel frattempo Sara Innocenti, tiro da tre, realizza Sara Innocenti e porta la Virtus a 6 punti contro i 2 realizzati dalla formazione ospite. Ancora in palleggio la numero 8 Capolicchio, Elena Capolicchio passa per Policastro per Masic, uno contro uno con Oppo, sbaglia, troppo corto il suo tiro, la palla è di Angela Dettori per Sara Innocenti, aspetta la Sara Innocenti il piazzamento delle compagne, ancora per Gambuzza, subisce fallo Maria Chiara Gambuzza, dovrebbe essere la numero 12, così è infatti il secondo fallo per la numero 12 Eleonora Zizzola. Rimessa della Virtus, 13 secondi al termine dell'azione, Angela Dettori per Sara Innocenti, ancora un tentativo da tre, non va stavolta, il ferro nega il canestro a Sara Innocenti, miglior realizzatrice della Virtus finora con 116 punti realizzati. La numero 7 di Muggia realizza Roberta Castelletto, primi 2 punti per lei, 6-4 il parziale. Quando mancano 7 minuti e 2 secondi al termine della prima frazione di gioco. Ancora Angela Dettori cerca la penetrazione, non va, Lidia Oppo, finta, entra anche lei, palla per Dettori per Sara Innocenti, ma ci dovrebbe essere un fallo, un colpo subito da Sara Innocenti da parte della numero 8, Elena Capolicchio. Per l'Esti, per Capolicchio si tratta del primo fallo e i 2 tiri liberi sono tutti a disposizione di Angela Dettori. Realizza il primo tiro libero Angela Dettori, ricordo proveniente dal Cuscagliari. Ancora un tentativo per lei, sbaglia il secondo libero, la palla è della Zizzola che passa alla numero 7 Castelletto in palleggio, cerca piazzamento delle compagne. Finta e controfinta nei confronti di Angela Dettori, ancora un tentativo dalla lunga distanza della numero 8 Elena Capolicchio che trova il canestro e trova anche il pareggio, 7-7 al quarto minuto del primo quarto. Ancora un tiro sbagliato per Angela Dettori, il rimbalzo di Enica Canica Klein, primo tentativo fallito ma riprende lei stessa il pallone e nel secondo tentativo non sbaglia la tedesca della Virtus, primi 2 punti anche per lei, 9-7 il vantaggio della Virtus, 5-58 al termine della prima frazione di gioco, un tentativo dalla linea dei 6-75 di Alice Policastro, palla per Angela Dettori, infrazione di doppio palleggio fischiata dagli arbitri che ricordo Luigi Borghi di Cucciago e Stefano Maccagni di Erba, tutti e due in provincia di Como. Si riprende a giocare in palleggio Capolicchio per Masic, sempre contrastata da Lidia Oppo, fallo fischiato a Sara Innocenti, così è infatti, Sara Innocenti dovrebbe essere il primo fallo. Rimessa dal fondo affidata a Roberta Castelletto, ancora a Masic, penetrazione, con un po' di fortuna Masic riesce a realizzare il suo quarto punto, 9-9 il parziale, 5 minuti e 19 secondi al termine della prima frazione di gioco. Sara Innocenti, tentativo dalla lunga distanza, non va, tentativo anche di rimbalzo, palla sfiorata solamente da Annika Klein e Muggia si riporta in attacco. Ricordo che Muggia non ha ancora vinto una partita, infatti si trova a 0 punti in classifica, la Virtus invece ha 6 punti in classifica. All'andata prima vittoria, quindi prima giornata e prima vittoria in campionato della Virtus, che vinse con il punteggio di 68-58. In quell'occasione Masic realizzò 23 punti. Ancora un tentativo fallito da parte della Virtus Cagliari. Palla che gira non certo velocemente tra
tra le ragazze della formazione ospite, perde la palla da numero 8 Capolicchio, subito contropiede con Angela Dettori, e Angela Dettori non sbaglia il suo primo, i suoi primi, no, Angela Dettori ha il suo terzo punto, 11-9 di nuovo vantaggio per la Virtus, 4-14 al termine. Ancora Muggia, tentativo dalla media distanza e aiutandosi con il tabellone, Elena Capolicchio realizza il quinto punto personale e riporta in parità le sorti dell'incontro. 11 pari. Si riprende a giocare qui alla Pala Restivo, 4 minuti 7 secondi al termine della prima frazione di gioco, le due squadre sono in perfetta parità, 11-11, e il possesso adesso è della Virtus Cagliari, che riprende a giocare con Sara Innocenti che porta palla, supera la metà campo, Lidia Oppo in possesso, ancora Innocenti Dettori gira velocemente la palla ma Gambuzza la perde al centro dell'area, contropiede e primo vantaggio con Capolicchio, per lei 7 punti e primo vantaggio della formazione ospite di Muggia, 13-11, 3 minuti e 38 con la numero 8 Capolicchio. Ancora il possesso della Virtus, c'è un cambio, entra la numero 18 Medzeg. Ed entra la numero 7 Castelletto. Ed esce la numero 7 Castelletto, scusate. Due tiri liberi per Angela Dettori, che ha subito fallo in tentativo di tiro. Realizza con un po' di fortuna il primo tiro libero a disposizione. Ne ha ancora un altro, l'ala della Virtus Cagliari. Realizza anche il secondo. 13 pari cambio, esce Angela Dettori. Ed entra la numero 15, Giulia Melissari. Si riparte, 13 pari, palla in possesso di Muggia con Capolicchio che supera la metà campo. Trova la compagna libera in Policastro per la numero 12 Zizzola. Zizzola, ancora un canestro dalla media distanza di Zizzola e ancora vantaggio per Muggia, 15-13, mancano 3 minuti e 10 secondi al termine della prima frazione. Lidia Oppo passa per Annika Klein, che tenta la penetrazione, sbaglia, ancora non è entrata in partita questo pomeriggio la tedesca della Virtus Cagliari. Per lei finora in campionato 83 punti e 70 rimbalzi. Canestro e fallo, allunga Muggia, il fallo è commesso dalla, dovrebbe essere Annika Klein se non andiamo errati, comunque Gambuzza ha commesso fallo in lunetta per il tiro libero supplementare. Mila Masic, che ha già realizzato il canestro del più 4, 17-13, 2-48, sbaglia invece il tiro libero. E nel frattempo c'è anche un fallo commesso dalla neo entrata, la numero 18 Nicole Medzeg, nei confronti proprio di Sara Innocenti. Ovviamente bonus favorisce la Virtus, che si presenterà in lunetta con Sara Innocenti per due tiri liberi. Primo tentativo realizzato da Sara Innocenti, che porta a 5 finora i punti personali questo pomeriggio. Vediamo se riesce anche a realizzare il secondo tiro libero a disposizione. Realizza anche il secondo. Virtus a meno 2, 17-15. Due minuti e 40 al termine della frazione. Muggia in possesso di palla con Masic, palla passata alla 15 Policastro, ma sporcata da una giocatrice della Virtus che l'ha mandata in fondo al campo. 9 secondi per chiudere l'azione da parte di Muggia. Ancora
ancora Muggia in possesso di palla, un tiro altissimo della numero 5 Masic che finisce sul ferro, la palla è di Giulia Melissari che cercava libera sotto canestro Annika Klein, ma la palla è stata intercettata dalla Medziak. Ancora Muggia in possesso di palla, un tiro pesante che non finisce dentro la retina da parte di Policastro, e ancora a contropiede con Lidia Oppo, troppo lungo il pallone nei confronti di Sara Innocenti, cerca di caricare la squadra il coach della Virtus nello schirru che ha esordito, ricordo, la settimana scorsa andando a vincere in trasferta in campo dell'Ecodent Alpo, scusate, del Fassi Albino per 72-66. Ancora un tentativo fallito da parte della formazione ospite. Melissari tenta il tiro pesante, non tocca, è una via di mezzo tra tabellone e ferro, non tocca, non riesce a realizzare la bomba, e la Virtus è ancora a rincorrere, 17-15, 1 minuto e 21 secondi al termine della prima frazione di gioco. Nel frattempo si prepara un cambio tra le file del Muggia e la squadra in campo perde banalmente la palla, esce la numero 5 Masic, entra la numero 10 Francesca Policastro. Virtus in attacco, supera la metà campo, Sara Innocenti passa lì da Oppo per Innocenti per Melissari ancora Innocenti, Oppo penetrazione fondo campo ancora per Melissari, vediamo se è più fortunato, no, ha toccato solo il ferro ma la palla non è entrata ed è stata conquistata da Muggia, che imposta una nuova azione d'attacco con la neo entrata Policastro, Francesca, sono due le Policastro, Alice e Francesca. La numero 8 non sbaglia stavolta, ancora una volta Elena Capolicchio, per lei la seconda bomba della serata, 2 su 2 dal tiro pesante, e massimo vantaggio 20-15 per Muggia a 25 secondi al termine della prima frazione di gioco. Sara Innocenti, tentativo per Gambuzza, ma Gambuzza perde palla anch'essa, le due lunghe stasera ancora non sono entrate in partita, Annika Klein e Gambuzza ancora non hanno fatto vedere, e comunque non hanno ancora lottato al meglio sotto le plance. 15-20, mancano 14 secondi al termine della frazione, quindi verosimilmente Muggia chiuderà con il possesso. Ancora la numero 8 per la numero 15, Alice Policastro. Finisce così il primo quarto, 20-15 per Muggia, al termine dei primi 10 minuti di gioco. Miglior realizzatrice per quanto riguarda la Virtus sono Sara Innocenti e Angela Dettori con 5 punti. 10 punti invece sono stati quelli che ha realizzato Elena Capolicchio da parte dell'Interclub Muggia. Muggia in avanti, 5-46 al termine, 26-25 per la formazione ospite. Ancora rimessa, c'è stato intanto il primo fallo fischiato a Virginia Saba. Rimessa ancora per la formazione friulana con la numero 5 Masic che sbaglia, il rimbalzo ancora di Muggia, ma ancora un tentativo della numero 12 Eleonora Zizzola finisce sul ferro e poi a fondo campo. Virginia Saba in possesso di palla sale Innocenti, finta, ripassa il pallone a Virginia Saba, Melissari per Klein tenta un tiro dalla media distanza ma fallisce ancora una volta, e palla a Muggia supera la metà campo con Capolicchio ancora lei in possesso di palla, tentativo dalla lunga distanza da parte del Policastro, dice Policastro, e fallo fischiato ad Annika Klein che lo ha commesso nei confronti di Mia Masic.
Ancora un tentativo dalla lunetta, realizza il primo tiro libero. E pur con un po' di fortuna realizza anche il secondo. 28 a 25 per la formazione friulana, 4 minuti e 53 al termine della seconda frazione di gioco. Palla rubata ingenuamente dalla sbaglia la numero 18 Annika Klein, perde la palla, è stata rubata dalla numero 18 Mezze, che è andata in contropiede ma ha sbagliato. Riprende ancora una volta la palla però Klein, che subisce fallo da parte della numero 5, che dovrebbe essere il primo fallo, esatto, numero 5 la Mezze, che primo fallo. È infastidita dalla sua prestazione questo pomeriggio finora Annika Klein. Ancora Sara Innocenti, possesso di palla per Lidia Oppo. Sara Innocenti si fa tutto il fondo del campo, poi passa a Lidia Oppo, che era pronta dalla linea dei 6,75, ma il suo tentativo è stato intercettato dalla difesa friulana. Melissari per Klein. Klein cerca di sfruttare la tabella ma non va. Riprende comunque la palla la Virtus Cagliari con Melissari ancora per Sara Innocenti per Saba finta, poi penetrazione, tocca il ferro, ancora Klein, stavolta si sta facendo valere sotto le plance la tedesca della Virtus, cerca di liberarsi al tiro, bella palla, passi, bella palla comunque da parte della tedesca virtusina Annika Klein nei confronti di Virginia Saba, però la guardia della Virtus Cagliari commette infrazione di passi. 4 minuti esatti, 28 per Muggia, che attacca in questo istante e prova col tiro da 3 da parte di Alice Policastro. In contropiede la Virtus con Sara Innocenti, sbaglia Innocenti perché nel frattempo c'è stato il fallo sempre di Alice Policastro, che ha tentato di bloccare l'incursione del playmaker della Virtus Cagliari, che costringendola all'errore, però lei stessa ha commesso fallo. Due tiri liberi per Sara Innocenti, fallisce il primo tentativo dalla lunetta, il primo errore per lei, aveva finora 2 su 2. Vediamo come va il secondo, più preciso il secondo. 28 a 26, 3 minuti e 47 secondi. Castelletto in palleggio, cerca una compagna libera, Sara Innocenti la contrasta, sfondo fischiato giustamente dall'arbitro nei confronti di Nicole Medjek, che si è intromessa, ha bloccato la difesa da parte di Sara Innocenti, e palla di nuovo nelle mani della Virtus Cagliari. Ancora il play toscano in palleggio, Lidia Oppo in possesso, ancora Innocenti. Nel frattempo è entrata Gambuzza passa a Virginia Saba per Innocenti, tentativo dalla lunga distanza non va, Gambuzza recupera il pallone, Saba, Oppo dalla lunga distanza non va, Annika Klein sotto canestro recupera il rimbalzo, una volta sbaglia e sbaglia anche la seconda. Tanti errori Firona per la tedesca. 28 a 26, 3 minuti esatti al termine della seconda frazione di gioco. Ancora un tentativo da 3 da parte, troppo lungo da parte di Policastro, di Alice Policastro. Virginia Saba, Sara Innocenti, penetrazione, Lidia Oppo dall'angolo. Non va, palla persa, palla toccata da Mezze, che è persa dalla Virtus Cagliari. Nel frattempo dall'altra parte, velocissime, le giocatrici di Muggia tirano e sbagliano. È un errore continuo, ancora un errore, stavolta lo commette Virginia Saba che perde palla. Lei chiedeva il tocco da parte della giocatrice di Muggia, esattamente Mia Masic, ma anche a noi non è sembrato ci fosse stato. Virginia Saba in palleggio, Annika Klein prende il pallone, Annika Klein, tentativo di Annika Klein sbagliato, ma nel frattempo ne arriva sotto canestro
Gambuzza realizza il 28esimo punto, il punto del pareggio da parte della Virtus Cagliari. Ancora un rimbalzo, ancora un errore, fa tutto Klein, prende il rimbalzo, poi sbaglia il passaggio e Mugia ne approfitta per cercare di impostare una nuova azione d'attacco. Tiro pesante, non va da parte della formazione esattamente di Mia Masic, un cambio, esce la numero 18 Mezek tra le file dell'Inter Club Mugia ed entra la numero 8 Elena Capolicchio, miglior realizzatrice della sua squadra con 13 punti. Vi ricordo i tabellini, Klein 2 punti, per quanto riguarda la Virtus ovviamente, Sara Innocenti 11, Angela Dettori 7, Melissari 3 punti e Lidia Oppo 3 punti e 2 punti Angela, Giulia, scusate, Maria Chiara Gambuzza. Passi nel frattempo fischiati alla Virtus Cagliari. Per quanto riguarda Mugia, Masic 8 punti, Castelletto 2, 13 Capolicchio, e Zizzola 2 punti, Policastro 3 punti. Nuovo attacco da parte del Virtus con Capolicchio, Capolicchio per Castelletto. Castelletto cerca una compagna libera, la trova in Rosin, ancora la Castelletto, tentativo toccato dalla difesa della Virtus, ancora Castelletto, tentativo di tiro, ma c'è un fallo commesso nei suoi confronti da parte della numero, dovrebbe essere Lidia Oppo, se non andiamo errati. Sbaglia il primo tiro libero a disposizione la Castelletto, ne ha ancora un altro, il secondo è più preciso e riporta in vantaggio la sua squadra. 28-29, un minuto esatto al termine della seconda frazione di gioco. Virginia Saba in palleggio, passa a Sara Innocenti, Innocenti per Saba, Saba per Gambuzza. Gambuzza subisce un colpo da parte della numero 12, Zizzola, e per lei si tratta del quarto fallo per Zizzola. Pesante la situazione per quanto riguarda le lunghe da parte della formazione ospite allenata da Mauro Trani. Gambuzza in lunetta per due tiri liberi, sbaglia il primo tiro libero a disposizione Maria Chiara Gambuzza, 2 punti finora per lei realizzati. Realizza invece il secondo a disposizione, 29 pari, 50 secondi al termine della seconda frazione, poi sarà il riposo lungo dove i due allenatori diranno qualcosa sicuramente alle due squadre. Ancora un tentativo, stavolta fallito da parte di Capolicchio dalla linea dei 6,75. Virginia Saba per Lidia Oppo, Oppo per Gambuzza, Gambuzza per Klein, Klein sotto canestro, tutto facile, dai e vai per Annika Klein e la Virtus si riporta in vantaggio 31-29, mancano praticamente 20 secondi al termine della partita, della seconda frazione. Sbaglia la numero 18 Medzek, ancora a 9 secondi Oppo in palleggio, l'ultimo tentativo sarà della Virtus, Virginia Saba sbaglia, ha cercato Virginia Saba la penetrazione ma il suo tiro è stato intercettato dalla formazione friulana. Si chiude così la seconda frazione di gioco che vede la Virtus ritornare in vantaggio per 31-29 nei confronti dell'Inter Club Mugia. Bene, palleggio passa la numero 15 Policastro, Policastro per Castelletto, Castelletto per Masic, Masic per Medzeg, Medzeg in palleggio ancora per Masic, palla intercettata da Angela Dettori e con l'aiuto di Virginia Saba riconquistata dalla Virtus, palla per Klein, Klein sotto canestro dopo un assist da parte di Sara Innocenti. Virtus 33-31. Mancano 7 minuti e 37 secondi al termine della terza frazione di gioco. Ancora un tiro dalla lunga distanza tentato dalla Capolicchio. Ancora Mugia in tentativo di tiro. Stavolta ancora fallisce il tentativo da parte della formazione ospite. E Virtus che si ritrova in possesso di palla
Virginia Saba, un po' di difficoltà nel passare la palla, sono innocenti, penetrazione, scarico per Lidia Oppo, penetrazione di Lidia Oppo, tentativo maldestro di andare a canestro di spalle nei confronti del canestro, ovviamente la palla non entra ed viene recuperata dalla formazione ospite. Tentativo di penetrazione, no niente, scarica per Castelletto, tentativo di distanza, non va, ancora un rimbalzo conquistato dalla numero 15 Policastro, e Policastro non sbaglia sotto canestro. Molto combattiva, molto reattiva la formazione ospite. La Virtus è un po' troppi errori, troppe palle perse finora, e soprattutto c'è poca determinazione sotto le plance. Annika Klein non ha inciso finora più di tanto, e nel frattempo ne approfitta nello schirro il coach della Virtus per richiamare le squadre in panchina per un minuto di sospensione. La palla restivo di Cagliari, in campo Muggia contro la Virtus Cagliari, match di ritorno della prima giornata del campionato di Serie A2 femminile girone B. Virtus Cagliari in attacco, 33 pari, 6 minuti e 23 secondi al termine della terza frazione di gioco. Lidia Oppo in palleggio, cerca di liberarsi per il tiro, prova e fortunosamente il suo tentativo finisce dentro la retina per il nuovo vantaggio della Virtus, 35 a 33. C'è un fallo commesso da, dovrebbe essere il secondo fallo di Lidia Oppo, se non andiamo errati. C'è stato anche il canestro da parte di Castelletto, il tiro libero supplementare, e Muggia di nuovo in vantaggio, 35 per la Virtus che è in attacco. Combina un guaio Lidia Oppo, sbagliando il suo tentativo e consegnando la palla alla formazione ospite, che a sua volta la sbaglia in contropiede, cerca di mettere ordine a Sara Innocenti, subisce fallo da parte della numero 18 Nicole Medzek, secondo fallo per Medzek, dovrebbe essere, sì, così è infatti il secondo fallo per la giocatrice numero 18. Con un po' di difficoltà comunque Virginia Saba riesce a passare a Sara Innocenti. Angela Dettori, tentativo di penetrazione, prova da tre Virginia Saba, ma la sua palla finisce sul ferro e poi fuori. Si lamenta nello schirro nei confronti degli arbitri, ma anche nei confronti della difesa della sua squadra. Tentativo da lunghissima distanza per quanto riguarda Alice Policastro, e di nuovo vantaggio di 4 lunghezze, 39 a 35. Con una bomba di Policastro al quinto del terzo tempo qui al Pala Restivo. Ancora un tentativo da due punti stavolta per Castelletto. E Muggia si allontana, 35 a 41, massimo vantaggio per Muggia con Castelletto a 4:47. C'è tanta confusione tra le fila della Virtus. Si lamenta ed è il momento di far entrare in campo il capitano. Eleonora Fava rientra in campo a 4 minuti e 42 secondi del terzo quarto. Rientra in campo Eleonora Fava tra l'applauso qua del pubblico del Pala Restivo. Eleonora Fava, la speranza di Nello Schirru è che la guardia della Virtus Cagliari cerchi e trovi soprattutto con il tiro pesante i canestri che portino di nuovo la Virtus a recuperare lo svantaggio. Ci riprova Policastro, sbaglia Annika Klein, con difficoltà recupera il pallone. Sara Innocenti, tentativo dalla lunga distanza, non va. E ci ritenta Muggia, 41 a 35 per la formazione friulana. Capolicchio in palleggio, ancora Masic, penetrazione, palla toccata dalla Virtus,
è recuperata da Lidia Oppo, che cerca una compagna libera, no, la trova in Sara Innocenti, penetrazione di Sara Innocenti e il suo tentativo viene bloccato da un fallo commesso dalla numero 15 Alice Policastro. Alice Policastro commette fallo e Sara Innocenti si presenterà in lunetta per due tiri liberi. Nel frattempo vi do i tabellini della Virtus. Per le cagliaritane, Klein 6 punti con 3 su 10 al tiro, Innocenti 11 punti, Dettori 7, Melissari 3, Gambuzza 3 e Oppo 5 punti. Nel frattempo ha sbagliato il primo tiro libero a disposizione Sara Innocenti, realizza il secondo. 36 a 41 a 3 minuti, a 3 minuti e 35 secondi al termine della terza frazione di gioco. Palla persa, amici di Diretta Sport, palla persa qua da Muggia per un tentativo adesso da parte di Annika Klein, stoppato, chiede il fallo ma non c'è il fallo, la palla è stata recuperata, c'è un po' di confusione tra le due squadre che perdono vicendevolmente il pallone a metà campo. Comunque si riprende tutto in ordine, ancora un tentativo di capolicchio, la palla finisce fuori, intercettata dalla difesa della Virtus Cagliari. Rimessa per la Virtus, mancano 3 minuti al termine della terza frazione di gioco, tentativo lunghissimo da parte della Magic. Per quanto riguarda Muggia, ancora Eleonora Fava, che una curiosità, Eleonora Fava 2 anni fa si infortunò gravemente proprio contro l'Interclub Muggia. Sarà un caso, speriamo sia un caso fortuito stavolta, il suo rientro che possa coincidere con una bella vittoria da parte della formazione del presidente Riccardo Fava. Fava ancora per Angela Dettori, Fava in palleggio, recupera il pallone, Innocenti, Fava prova da tre, sbaglia Eleonora Fava, il suo primo tentativo da tre della partita, 36 per la Virtus che difende in questo momento, 41 per Muggia che attacca. Muggia, ricordo, 0 punti in classifica, non ha ancora vinto una partita e stasera sta cercando di fare il colpaccio qua al Palarestivo. Fallo a metà campo della numero 10 Francesca Policastro nei confronti di Lidia Oppo. Lidia Oppo 1 su 2 dalla lunetta, 2 su 4 nei tiri da 2, 0 su 3 nei tiri da 3. Cerca di rosicchiare qualche punto, 2-14 al termine della terza frazione di gioco. Oppo realizza il suo primo tiro libero a disposizione, 37 a 41, ancora un tentativo e ancora un canestro, 38 a 41. Oppo dalla lunetta avvicina la Virtus a due minuti dal termine della terza frazione di gioco. Ancora Muggia in avanti con Policastro, passa l'altra Policastro, Francesca, numero 8 Elena Capolicchio la passa nello schirro. Time out richiesto dalla panchina di Muggia. Vi ricordo il risultato, 41 a 38 a 1:54 al termine della terza frazione di gioco. Finito il minuto di sospensione richiesto dalla panchina della formazione friulana, vi ricordo il tabellino invece per quanto riguarda Muggia: hanno segnato 12 punti Masic, 8 Castelletto, Capolicchio 13 punti, Zizzola 2, Policastro 6 punti. Innocenti per Dettori, Dettori per Klein palleggio, la palla tocca la struttura del canestro ma non ovviamente il ferro, né tantomeno entra dentro la retina, e ancora una volta Muggia si ritrova in possesso di palla per una nuova azione d'attacco nel tentativo di rimpinguare il suo vantaggio. Ancora un
tentativo da tre da parte di Policastro, di Alice Policastro, e contropiede della Virtus, palla ad Angela Dettori, e Angela Dettori riesce a portare la Virtus a meno 1, 40-41. Mancano 1 minuto e 7 secondi al termine della terza frazione di gioco. Palla ancora una volta conquistata da Lidia Oppo, contropiede per Angela Dettori che non sbaglia e la Virtus si ritrova di nuovo in vantaggio. Grande azione da parte della Virtus Cagliari che in pochi minuti riesce a recuperare un vantaggio con un break di 7-0 dal 35-41 per Muggia. Al sesto minuto si è passati al 42-41 per la Virtus al termine della terza frazione di gioco. Sara Innocenti, peccato, Enica Klein conquista il pallone, il tentativo di tiro finisce sul canestro ma il suo tentativo è frustrato dal fallo commesso dalla formazione friulana, che tra l'altro si ritrova con una pesante situazione di falli, 17 contro 11 commessi dalla formazione cagliaritana. Klein dalla lunetta sbaglia il primo tiro libero, importantissimo questo tiro libero che avrebbe consentito alla Virtus di allungare, ne ha ancora un altro a disposizione, sbaglia anche il secondo ma Angela Dettori lotta, però non riesce a recuperare il pallone. Due errori dalla lunetta da parte di Klein che, ripeto, stasera non si è ancora espresso al massimo. Ancora Muggia in attacco con Policastro, palla a Capolicchio tenterà un tiro pesante, così è infatti, sbaglia Capolicchio ma la palla è recuperata dalla formazione della Virtus, però non c'è più tempo perché finisce il terzo quarto con la Virtus in vantaggio 42-41. Ultimi 10 minuti, amici di Diretta Sport, qui al Pala Restivo di Cagliari per la prima giornata del girone di ritorno in campo, la Virtus Cagliari contro il Quercia Ambiente Muggia. Vi ricordo il parziale con cui si è chiusa la terza frazione di gioco. La Virtus che ha recuperato con un break di 7-0 è passata in vantaggio 42-41. Virtus è ancora in possesso di palla, Sara Innocenti per Lidia Oppo. Oppo penetrazione, peccato, ancora Oppo comunque riesce a recuperare la palla. La palla l'aveva già presa, gli arbitri fischiano, si lamenta nello schiru, si lamenta anche la giocatrice della Virtus, ma ormai l'arbitro un po' indeciso poi alla fine ha sollevato la palla 2, insomma, il possesso per Muggia. Ancora i friulani tentano l'attacco con la numero 18 Medjek, ma non va il suo tentativo. Sara Innocenti per Eleonora Fava, penetrazione, terzo tempo e Dettori realizza ancora una volta, Angela Dettori determinante in questi ultimi minuti per la Virtus Cagliari, 44-41, un minuto è passato dall'inizio dell'ultima frazione di gioco. E Angela Dettori ha realizzato il 44esimo punto per la Virtus Cagliari. Virtus Cagliari che commette fallo. Si riprende a giocare, palla a Masic per Castelletto. Castelletto tenta da tre, non va. Annika Klein al rimbalzo. La Virtus Cagliari tenta con Lidia Oppo e Lidia Oppo trova una galleria aperta e realizza il 46esimo punto. Forse è arrivato il momento di chiudere la partita per quanto riguarda la Virtus Cagliari, con Oppo che realizza il suo settimo punto. Ancora un tentativo, un errore. La palla era già stata conquistata dalla Virtus,
ma la persa banalmente definita nelle mani della numero 18 Nicole Magic, che ha subito fallo e anche realizzato il canestro. 43 i punti realizzati da Mugia, che ha una media di canestri subiti di 72 qui in campionato. Mugia ha realizzato finora 427 punti con una media di 53,4 punti a partita, ne ha subito 579. La Virtus 453 punti con una media di 56,6 canestri fatti, ne ha subito 516 con una media di 64,5. 8 minuti 12 secondi al termine del match tra la Virtus, che conduce 46-43 nei confronti di Mugia, che è ora in lunetta con Magic per un tiro libero supplementare, sbaglia il suo tentativo dalla lunetta e la palla è preda delle giocatrici della Virtus Cagliari. Angela Dettori, penetrazione, tabella e canestro per Angela Dettori, protagonista assoluta di questa frazione di gioco. 48-43 al terzo minuto dell'ultimo quarto. Angela Dettori scatenata, 5 su 11 per lei al tiro, anzi 5 su 12 considerando il tentativo da 3 punti. Ancora un altro tentativo, ancora una palla toccata da Annika Klein ma non presa. Non è stata positiva questo pomeriggio la lunga della Virtus Cagliari. Nel frattempo un altro tentativo da tre e il pallone è preda di Angela Dettori, che la consegna a Lidia Oppo. Oppo e Dettori, protagoniste assolute di questi ultimi minuti da parte della Virtus. Ancora Sara Innocenti, tentativo da tre e stavolta una palla importante, un canestro importantissimo per la Virtus Cagliari, che trova il suo massimo vantaggio con Sara Innocenti. 51-43, 7 minuti e 6 secondi al termine dell'incontro. Si riprende a giocare al Pallarestivo di Cagliari, 7 minuti al termine dell'incontro tra la Virtus e Mugia, incontro valido per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A2 femminile. Virtus che conduce 51-43, un exploit negli ultimi minuti firmato da Angela Dettori e Lidia Oppo. Fallo stavolta proprio di Lidia Oppo, che cerca di contrastare la numero 18 della formazione friulana, Nicole Magic. Per Lidia Oppo si tratta del terzo fallo, se non andiamo errati. Comunque si riprende a giocare, rimessa dal fondo, Castelletto in possesso di palla, nel frattempo si prepara un cambio, Eleonora Zizola per lei 4 falli, rientra al posto proprio della Mezek. 4 falli commessi dalla numero 12 della formazione friulana. Si lamenta lì dopo per un fallo subito, ancora un tentativo da tre da parte della numero 8 Capolicchio, che diventa un assist per Masici, che da sotto non sbaglia. 51-45, 6 minuti e 31 al termine dell'ultima frazione di gioco qui al Pallarestivo di Cagliari. 2 punti sarebbero importantissimi per la Virtus Cagliari, che aggancerebbe in classifica l'Astro Cagliari, che questa settimana riposa e si posizionerebbe una situazione tranquilla ad un passo proprio dalla zona playoff. Vi ricordo la classifica, comandano il duo Ferrara e Crema con 14 punti, Vicenza 12, Astro e Alpo 8 punti, Virtus e Albino 6 punti, Biasono 4 punti e chiude Mugia con 0 punti in classifica. Gli incontri di questo turno odierno. Nel frattempo Lidia Oppo sbaglia i tuoi tiri liberi a disposizione. Vi ricordo gli incontri di questa prima giornata di ritorno: Crema Vicenza, Biasono Ferrara, Virtus ovviamente Mugia, Ecodet Alpo Albino. Riposa l'Astro Cagliari. Perde palla ancora una volta la formazione friulana.
E Sara Innocenti riprende il suo riprende a giocare, palla a Eleonora Fava, tiro da tre di Eleonora Fava e non va troppo corto, così come l'altro tentativo. Si arrabbia, però le compagne la consolano. Non importa, l'importante per oggi è già una bella vittoria, questa, quella di essere rientrate in campo. Ancora Eleonora Fava per Annika Klein, si gira Klein, perde palla. Partita decisamente da dimenticare, fallo commesso da Eleonora Fava nei confronti della numero 8 Elena Capolicchio. Per Eleonora Fava si tratta del suo primo fallo, confermato anche dal tavolo, primo fallo per Eleonora Fava. Mugia riprende con Capolicchio, Capolicchio supera a metà campo, contrastata da Sara Innocenti, Innocenti per Castelletto, di fronte a lei c'è Eleonora Fava, non la molla il capitano, tenta la penetrazione, invece scarica per la numero 12, però Annika Klein perde il pallone ma lo riconquista con caparbietà. Oppo e Dettori, dopo l'errore da parte di Sara Innocenti, Dettori commette fallo. Già in bonus, quindi si può andare alla lunetta, e alla lunetta si presenta la numero 15, Alice Policastro. Finora per lei 6 punti, 2 su 11 da 3 e 0 su 4 da 2, 0 non ha ancora segnato un tiro libero. 51-45, 5-19 al termine della quarta e ultima frazione di gioco qui alla Pala Restivo di Cagliari. Si procede con il primo tiro libero a disposizione e realizza Policastro. 46 per Muggia, 51 per la Virtus Cagliari e diventano 47 a 5 minuti esatti dal termine della frazione di gioco, dell'ultima frazione di gioco. Annika Klein sotto canestro, sbaglia ancora una volta Klein. Sara Innocenti, Innocenti per Fava, Fava per Innocenti, fanno ruotare la palla, fanno girare la palla, 4 secondi, 3, 2, 1, tiro, niente da fare. Non si sono accorte le ragazze della Virtus che stavano scadendo i 24 secondi a disposizione per concludere l'azione e la palla è nelle mani del Muggia. Cambio, esce il capitano Eleonora Fava, entra Giulia Melissari. Melissari stasera non ha fatto una gran partita, 3 punti per lei, frutto dell'unica bomba realizzata su 4 tentativi da parte della giocatrice della Virtus Cagliari. Ancora Misic, tentativo, finisce sul ferro, la palla è recuperata da linea Oppo. Masic ha sbagliato il tentativo dalla media distanza, è finito sul ferro. Comunque Lidia Oppo ha recuperato il pallone. Melissari in palleggio per Klein, ma il gioco a due non funziona, Castelletto si mette in mezzo. Ancora canestro, ancora un canestro, ma stavolta secondo noi l'arbitro ha sbagliato, perché il fallo è stato commesso leggermente prima che si concludesse l'azione. Comunque 51-49 c'è il canestro ma anche il fallo, quindi si procederà anche al tiro libero supplementare e nello schiro ne approfitta per richiamare le ragazze a sé. 2 secondi al termine del match, Muggia con un parziale di 6-0 che potrebbe diventare 7 adesso se Castelletto dovesse buttare dentro anche il tiro libero supplementare, e diventano 7, 51-50, break di 7-0, quindi un contro break da parte della Virtus Cagliari, di Muggia. Virtus che si trovava in vantaggio 51-43, nel frattempo Angela Dettori sbaglia il suo tentativo. 51-43 con una bomba di Sara Innocenti a 7 minuti e 6 secondi dal termine dell'ultima frazione di gioco.
Muggia ne ha approfittato di un calo fisico da parte della Virtus, che magari pensava già di avere i due punti in tasca, così non è. E con un tiro fortunoso la numero 8 Capolicchio realizza il punto del vantaggio, 51 a 52. Ancora un errore quando mancano 3 minuti e 33 secondi al termine della partita. Sara Innocenti, penetrazione, fallo subito proprio da parte della giocatrice toscana, lo ha commesso Capolicchio, quarto fallo per Capolicchio. In campo con due giocatrici da parte di Muggia con quattro falli, si tratta appunto di Capolicchio e di Eleonora Zisola. Ancora Angela Dettori per Annika Klein, ancora un errore sotto da parte di Annika Klein, proprio un rigore, c'è da mettersi le mani nei capelli, amici di Reta Sport qui al Pala Restivo, perché Annika Klein non può sbagliare con i suoi centimetri, un canestro praticamente già fatto. Per lei comunque ci sono due tiri liberi a disposizione, non ha una buona media dalla lunetta questa sera, 0 su 2, vediamo come va. Sbaglia anche il terzo, 0 su 3. Tira con una mano la giocatrice tedesca, ma non è neanche in questo caso, è fortunata. Palla a Muggia con Policastro, palla al centro dell'area, fuori invece per la numero 15 Alice Policastro, e la Policastro realizza la bomba che porta Muggia di nuovo a più 4, 55 a 51, fallo non fischiato dall'arbitro nei confronti di Sara Innocenti. 55 a 51, 2 minuti e 33 secondi al termine della partita. Ancora Muggia in possesso di palla. Ancora un tentativo dalla lunga distanza della numero 15 Alice Policastro, ma il suo tentativo fortunatamente finisce sul ferro. Virtus in grossa difficoltà, esce Giulia Melissari che stasera non ha combinato granché, ed entra Virginia Saba. Si riprende a giocare, Muggia in possesso di palla, palla che viene persa, Virginia Saba vola in contropiede, Innocenti riceve, Lidia Oppo, tentativo di tiro, penetrazione, scarica per Virginia Saba dalla media distanza, tenta un tiro, non va. Annika Klein subisce un colpo ma non riesce a recuperare il pallone e c'è un fallo commesso da Virginia Saba nei confronti della giocatrice di Muggia, Roberta Castelletto. Si prospetta la prima vittoria da parte della formazione friuliana della Quercia Ambiente Muggia qui a Cagliari. Virtus che la settimana scorsa era andata a vincere in trasferta, nel frattempo Castelletto realizza anche i due tiri liberi, era andata a vincere ad Albino per 72-66. Stasera a 1 minuto e 41 si trova in forte difficoltà nei confronti della formazione friulana del Quercia Ambiente Muggia, 1 minuto e 39, 57 per le ospiti, 51 per la Virtus Cagliari. Sbaglia Lidia Oppo e Angela Dettori sono state le due ragazze che hanno messo la firma sul recupero. Ancora un errore incredibile, Annika Klein sbaglia ancora da sotto. Sbuffano le compagne di squadra, sbuffa anche il pubblico, però la realtà è che Annika Klein finalmente riesce a mettere il suo primo tiro libero su 5 tentativi finora tentati, realizza anche il secondo, 53 a 57. Nulla è perduto, si può ancora ribaltare il risultato, bisogna crederci.
pressione in tutto campo per la Virtus Cagliari, ma chiede più aggressività nello schiro dalla panchina. Lo stesso fanno le ragazze della panchina. Ancora un tentativo e realizza Elena Capolicchio, e giustamente è contenta perché mancano 1 minuto e 11 secondi. Angela Tulli per Sara Innocenti, subisce fallo Sara Innocenti ad opera di Castelletto. Si tratta del quinto fallo per lei. La partita è finita con 13 punti, 4 su 5 da 2, 0 su 2 da 3, 5 su 6 dalla lunetta. Sicuramente è positiva la sua prova, come del resto quella della sua squadra. Nella Virtus Cagliari migliori realizzatrici Sara Innocenti con 15 punti e Angela Dettori con 15. Purtroppo sono mancati i rimbalzi, ma soprattutto i punti di Annika Klein, sono mancati i punti di Giulia Melissari, che l'andata realizzò, se non vado errato, 25 punti. Stasera invece finora Giulia Melissari ne ha realizzati solamente 3, una bomba e niente più. Sara Innocenti dalla lunetta non sbaglia, 54 a 59, 1 minuto e 4 secondi. E diventano 55 a 59. Pressione tutto campo, chiede l'aiuto Sara Innocenti, la palla per la numero 5, una stoppata finalmente. Grande azione difensiva di Annika Klein, contropiede per la Virtus. Con Sara Innocenti in possesso di palla, penetrazione no, scarica per Virginia Saba. Virginia Saba cerca un compagno libero, lo trova in Annika Klein, ma il suo tiro finisce sul ferro e la palla prima nelle mani delle giocatrici di Muggia e poi Lidia Oppo commette fallo. Sì, così infatti, quarto fallo di Lidia Oppo e la Policastro ha nelle mani la palla che potrebbe chiudere il match. E diventano 55 a 60 più 5 a 35 secondi dalla fine. Ancora un tentativo di Sara Innocenti, una che non che lotta sino alla fine, che non muore mai in campo. Sara Innocenti si ritrova in lunetta, quinto fallo per la numero 12, dovrebbe essere la numero 12 di Muggia, Eleonora Zizzola. Così è infatti, prima Castelletto e adesso Zizzola, ma a 30 secondi la Virtus può portarsi a meno 3 punti. Sara Innocenti deve realizzare per forza di questi due tiri liberi a disposizione. Realizza i due tiri liberi a disposizione, 57 a 60. Passi, infrazione di passi, 25 secondi, infrazione di passi commessi dalla formazione friulana. E la Virtus ha la possibilità quantomeno di impattare e giocarsi tutto in un eventuale tempo supplementare. Rimessa quindi della Virtus Cagliari, Sara Innocenti in possesso di palla, penetrazione, scarica per Klein, Lidia Oppo da 3, sbaglia Oppo, la palla è ancora della Virtus, 16 secondi,
Sara Innocenti, penetrazione, sbaglia però, subisce fallo Sara Innocenti, 12 secondi, due tiri liberi per lei, time out richiesto dalla panchina di Muggia. Due tiri liberi per Sara Innocenti, 12 secondi, 60 per Muggia, 57 per la Virtus, che ha sbagliato pochi secondi fa un tentativo dalla linea dei 6.75 con Lidia Oppo. Realizza il primo tiro libero Sara Innocenti. E realizza anche il secondo, 59 a 60, 12 secondi al termine dell'incontro. La palla è per Muggia. Supera la metà campo, ancora Muggia in possesso, fallo. 6 secondi, fallo fischiato a Lidia Oppo. E lo ha commesso nei confronti forse della giocatrice meno indicata. La numero 8 Elena Capolicchio, miglior realizzatrice stasera con 17 punti, 4 su 6, 3 su 8, non ha ancora segnato un tiro libero, speriamo che ci smentisca. Anzi, speriamo che non ne segni altri a questo punto, perché la Virtus avrebbe a soli 6 secondi la possibilità, realizza invece il primo tiro libero a disposizione. Ancora un tentativo per la numero 8. Realizza anche il secondo, 6 secondi, 59 a 62, Sara Innocenti, tiro da 3, non va e finisce così, finisce con la prima vittoria dell'Interclub Muggia che vince la prima partita di campionato per 62 a 59 e batte una Virtus lenta e impacciata che ha sofferto soprattutto sotto le plance dove non c'è mai stata la presenza della lunga Annika Klein. Allora coach, prima vittoria tra l'altro in casa della Virtus per 62-59, una grande vittoria. Sì, ci voleva perché questo fa morale, fa, oltre che far classifica, ma comunque fa tanto morale. Devo dire che ci sono delle ragazze che pur avendo perso tutte le partite del girone d'andata non mollano mai, si allenano tantissimo, ci mettono tanto impegno, tanto sacrificio e quindi penso che per loro questa vittoria se la meritano. Grande determinazione su tutti i fronti ma soprattutto sotto le plance. Sì, oggi mi aspettavo qualcosa dalle giovani, cioè dalla nostra Mezzek che è una ragazza del 96, molto molto giovane e ha dato risposta a quello che volevo. Ok, grazie, in bocca al lupo. Allora, c'è tanta delusione? Beh sì, in effetti siamo riusciti a rimettere in piedi una partita che avevamo quasi praticamente perso. Addirittura siamo andati avanti di 8 punti, mancavano 6 minuti, mi sembra una cosa del genere. 50. Esatto. E quindi poi abbiamo commesso 3, 4, forse 5 ingenuità perdendo il pallone. Ma la cosa peggiore in assoluto è abbiamo sbagliato 6 o 7 tiri liberi nel momento decisivo. E queste cose le paghi, a questo livello non puoi permetterti il lusso di sbagliare, di commettere certi errori e alla fine paghi. Mi dispiace perché era una partita che avremmo potuto far nostra e continuare a crescere partita per partita. Adesso dobbiamo riniziare da capo a macinare. Soprattutto sono mancati i canestri della lunga. Sì, ha avuto un problema durante la settimana, ha preso un'insaccata al pollice e quindi si è allenata male, infatti non riusciva a tenere il pallone. Solo che comunque ci serve anche così perché bene o male ha preso una marea di rimbalzi, quindi in un modo o nell'altro l'utilizzo suo è stato anche per quello, però purtroppo ha sbagliato cose molto importanti, ma un po' tutte. Sì, ne ha amareggiato, sì, perché abbiamo fatto due settimane, una più bella dell'altra. E lavorare così e poi renderti conto che basta una fesseria per riniziare da capo tutto il lavoro dispiace. Vabbè, grazie.